Bentornati su Elvira, episodio numero 7. E devo dirvi una cosa, ci sarà un cambio di atmosfera perché ho deciso di cambiare musica esattamente come cambia adesso il gioco. Perché adesso stiamo utilizzando la magia più potente di tutte, la stessa magia che ho utilizzato 20 anni fa per finire questo gioco e che ci renderà le cose molto più facili. Come vi ho anticipato alla fine della scorsa puntata. Tra l'altro, le musiche le sto cambiando anche per un altro motivo, perché purtroppo le 6 puntate che ho registrato finora, le musiche, anche se erano molto adatte al gioco, erano coperte da copyright. Quindi, diciamo che quei video che ho fatto lì sono monetizzati da terzi, ok? Io non li, anche se io non li volessi monetizzare, quelli sono monetizzati da terzi. Ci addentreremo adesso nuovamente nel labirinto infernale, eccolo qui. E io ho anche la mappa del labirinto. Quindi entriamo. Allora, potrete far caso che l'inventario adesso è un po' diverso, nel senso gli oggetti sono in ordine diverso, questo perché ho dovuto ricominciare da capo il gioco, ma ho fatto esattamente le stesse cose che abbiamo fatto finora. Solo che stavolta siamo. Quindi ho ripreso esattamente dal punto. Solo che stavolta siamo avvantaggiati. Addentriamoci per il labirinto, attenzione. Allora, qua a destra. Qua che c'è a destra? Ah, qua è chiuso a destra. Allora, qua a sinistra si va verso l'alto e dobbiamo andare a sinistra adesso. Sto seguendo la mappa, dove la faccio vedere. Devo andare avanti. Ecco, dopo questo giro c'è una guardia che dovremo combattere. Allora, intanto io. Vediamo un po' che armi prendiamo. Mi prendo la spada lunga, ovviamente, che finora è l'arma migliore. E anche lo scudo grande. Dov'è lo scudo grande? Eccolo. Ok, possiamo avanzare. Qui ci sarà la guardia. Non c'era. Eccola! Guardia verde! Combattimento. Ah, cerchiamo di. Già gli ho fatto 2 mazzate. 3-2 colpi gliel'ho dati, eh. 3 colpi gliel'ho dati a segno. Ha dato una botta lui a me, eh. 4 colpi a segno, dai. Col quinto dovrebbe andare giù. Ok, è andato giù, perfetto. Adesso dobbiamo andare qui e ci dovrebbe essere un oggetto utile alla fine di questo vicolo cieco, secondo la mappa almeno. Cioè, come vedete, sembra che sia un vicolo cieco, ma in realtà sulla sinistra c'è un oggetto. Clicchiamoci. È il nido di un uccello. Esaminiamolo. C'è un uovo. E questo ce lo prendiamo. È uno degli ingredienti che sarà utile per fare le magie. Possiamo tornare indietro ora. Allora,
Allora, tra poco dovremo tornare al bivio di prima e dobbiamo prendere l'altra strada dove ci aspetta una guardia molto più cattiva perché è una guardia di quelle arancioni che sono molto cattive. Casinato sto labirinto. Ok, adesso devo girare a sinistra. Qua è dove c'era il bivio prima, ricordate? Siamo ritornati sui nostri passi. E qua io vedo. Qua è da dove siamo arrivati, mi pare. Dobbiamo andare dritti. Dovremmo trovare una guardia. Mi sono perso. Devo entrare qua. Ah no, qua questo era il vicolo cieco, ragazzi. Sto perdendo. Ah, devo andare dritto, ok, a destra. E qua c'è la guardia adesso. No, qua è chiuso. Ho sbagliato strada? Ecco, qui c'è la guardia. Eccola. Questo è più forte, eh? Allora, fino ad ora gli ho dato un colpo, mi pare. Questo è molto più tosto, eh. Due colpi gliel'ho dati. Non riesco a colpirlo, eh. Tre colpi, quattro. Cinque. Dai, ultimo colpo ed è morto, dai. No, questo forse 8 colpi ci vorranno. Dai, su. Sei. Dai, dai. Sette. Ultimo colpo, dai. Otto. Ancora non muore. Decimo colpo. Decimo colpo, ancora non cade giù. È fortissimo questo. Dai, su. Ah, ci ho fatto. 11 colpi per ammazzare. Ora erano 10, forse ho sbagliato a contare io. Allora, qui andando a destra. C'è un'altra guardia e degli 2 oggetti da prendere. Andiamo a destra. Ok, qua dovrei girare a destra, c'è una guardia. Qui? No, mi sono sbagliato. Sono tornato indietro. Eccola. Viola, questo è forte, eh. Posso anche usare una magia speciale per ucciderla subito, se voglio, eh. Vedo un colpo. Posso usare una di quelle palle di fuoco che c'è, però me le tengo per
per i nemici quelli più tosti, perché c'ho due palle di fuoco, ricordate? Come magie. Però c'ho anche un'altra magia molto speciale. Che l'abbiamo date. Prossimo colpo sarà quello letale. Dai. Aia. Ok. E l'abbiamo buttato giù. Con i miei poteri. Andiamo avanti. Ah, qui c'era scritto c'era un oggetto, ma io non vedo. Ah, c'è una cosa per terra. Tristol, è una pianta particolare, si chiama Tristol. In italiano non so il nome, perdonatemi. Qua c'è un'altra guardia sulla destra, però adesso la faccio fuori subito perché mi sono stufato. Becca questa ammazzata. Qua in fondo c'è R, ci dovrebbe essere un oggetto magico, prezioso, molto particolare. Andiamo a vedere qual è. All'interno di un nido c'è questo oggetto, sembra un gioiello. È un anello di rubini, magico, credo. E l'abbiamo preso. Ora torniamo indietro. Qua a questo punto salvo, perché già abbiamo fatto parecchio e dobbiamo andare a sinistra e poi in fondo. Faccio della mappa, volete vedere? Qua devo andare a girare a sinistra, poi su a destra. Poi devo fare un passo avanti e poi a destra. E vado dritto. Ho preso giusta la strada? Penso di sì. Allora, adesso qui c'è un bio, ma devo andare dritto. Qua dritto, dritto, destra. Premo due volte destra, ho sbagliato? Perché devo andare a sinistra qua? Non era previsto. Siamo sbagliato strada. Sono perso. Ah, qua è chiuso. Dove cacchio mi sono infilato? Ah, forse ho capito dove sto. Allora, devo andare. No. Non è dove pensavo di essere. Dove sto? Mi sono perso, raga. Sei sotto dove stavo prima. Qua c'è tipo un incrocio.
se questa dovrebbe essere la strada giusta. Che c'è il zig zag. Che a volte invece di uno mi muove dei due caselli, mi ruota i due caselli, allora la metto in casino. Allora, qua dice di andare a destra. Ok, qua dovrei andare a destra ancora. E qua dovrei trovare un altro oggetto. Eccolo qua per terra, è un'altra pianta, nettle. Ok, trovato il nettle. Salvo. Allora, qua a sinistra c'è una guardia. Eccola. Anche a questa gli faccio la magia, eh. Vai, colpo caricato. Lo devo centrare, però, eh. Aia, ho preso. Preso. Non riesco a fare il colpo letale. Dai, su, fatti colpire. Preso. Ok, adesso devo andare dritto. Dopo alla fine vi faccio vedere la mappa, eh. Andare di uno e poi a destra. Poi su, non si capisce niente sul labirinto, raga, è un casino. Qua dice che devo andare a sinistra, ma c'è qualcosa che non va. Ok. Qua devo andare fino in fondo, poi a sinistra e c'è un'altra guardia. Ho sbagliato strada, mi sa. Qua vado in fondo e poi vado a sinistra. E c'è una guardia qui. Secondo la mappa. Ecco la guardia verde. Ho subito colpito, eh. Dai, un altro colpo e va giù. Perfetto. Adesso dobbiamo andare dritti e c'è un serpentone da fare a zig zag e prenderemo l'ultimo oggetto del labirinto, dopodiché potremo tornare indietro. Ci siamo quasi, ecco l'ultimo oggetto, il più importante. Ok, abbiamo trovato la tomba. E qui ci saranno un sacco di oggetti da prendere. Questa è la tomba della strega, credo, della strega Imelda. Prendiamo, vediamo un po' che oggetti sono. Fiore di sangue, loto nero, il fiore della pozzanghera, diciamo. Ne manca uno. Le alghe ci mancano, quelle ricordate per fare la pozione quella rinvigorente. Dove stanno le alghe? Non le vedo. Non trovo le alghe, raga, dove stanno? Dove stanno le alghe? Thank you.
Ma le alghe? Perché non me le dà? Trovate, trovate, eccole. Non me la dà più. Sono qua. Perché non me la... ma fammele prendere. Dove stanno? Non le vedo. Eccole, eccole. Ok, prese le alghe. Bene. Ora possiamo tornarcene indietro. Salvo la posizione. Dobbiamo fare tutta la strada all'indietro. Allora, vediamo un po'. Vi faccio vedere la mappa. Allora, noi siamo qui dove c'è la X. La vedete? Siamo sulla X. Al centro del labirinto. Dobbiamo tornare tutto indietro fino all'entrata. Allora, io metto pausa adesso. E l'uscita me la trovo da su. Perché tanto devo solo fare la strada al contrario. Metto pausa. E ci vediamo alla fine del labirinto. Ok, ho raggiunto la fine del labirinto, cioè l'inizio del labirinto. Sono ritornato fuori, eccolo qua, e dobbiamo andare a raccogliere un po' di erbette in giro. Vediamo un po'. Innanzitutto qua in fondo ci sono un sacco di erbe che io non avevo raccolto, tipo qua, questa vediamo qual è. Dogwood preso. Poi qua è Heatherberries preso. Questa non si sa, questa non si sa, andiamo avanti. Hawthornberries preso. Mistletoe preso, che sarebbe quello di Natale, come si chiama il muccolo di Natale. Ivy, che serve l'edera. Eccolo qua. Vediamo un po' se ci sono altre cose. No. Ecco qua c'è la famosa porta chiusa. Questa la dobbiamo aprire con... La devo aprire con la chiave di ferro. Che l'altra volta però non ha funzionato. Aspetta, questa... Ah, Made in 3, preso anche questo. Dobbiamo aprire. Unlock. È aperta. Bene, entriamo. Open. E questo è un giardinetto privato dove prendiamo stregazze, rose, ma servono, no? Monstera, dente di leone, dandelion. Platano. Ci diamo al giardinaggio. Firethorn. Deadly Nightshade. Bella, bella donna. Questa è in italiano perché è internazionale. Bloodrot. Radice di sangue. E abbiamo finito, no? Le ho prese tutte? La controllo un attimo sulla soluzione se le ho prese tutte. Allora. Deadly Nightshade, Firethorn, Witchhazel, Roses, Four-Leaved Clover. Mancano queste, il quadrifoglio mi manca. Dove sta il quadrifoglio? Cioè, Hellebore, dov'è Hellebore? Dov'è il quadrifoglio? Parsley, che sarebbe il prezzemolo. Preso. Bleeding Heart, cuore sanguinante, dov'è? Preso. Mi manca il quadrifoglio, dov'è? Non lo trovo. No, che ho fatto? Dove sto? Dove sto qua? Poi mi ha fatto ricominciare il gioco da capo. No, aspetta, aspetta. Ricarichiamo, ricarichiamo. Allora, sto pezzo me lo rifaccio da solo a prendere tutta la roba, eh. Quando trovo il quadrifoglio vi avverto. Ok. Quando trovo il quadrifoglio vi avverto, eh. A tra poco.
Ok, ho trovato il quadrifoglio, ma vi faccio vedere dov'è. Sta qui, è sto coso qua, il quadrifoglio, eccolo qua. Mi mancano due cose che non stanno qui nella serra, però. Mi manca l'aconito. No, solo l'aconito mi manca, che non so dov'è. Ma ce l'ho già preso, forse? L'aconito? Vediamo un po'. Queste sono Blood Lilies. Maiden Tree. Dov'è l'aconito? Sì, ce l'ho l'aconito. Quindi ce l'ho tutte. Ok, ce l'ho tutte. Posso tornare da Elvira. Torniamo da Elvira. Questo Yemenamo. Ok. Torniamo ad Elvira. No, questo scappo che non me la nemmeno pure a questo. Ho sbagliato strada, non qua. Ok, scendiamo da Elvira, ragazzi, siamo tornati dalla bella Elvira e adesso possiamo fare le magie. Per questa volta è tutto, ragazzi. Puntata un po' lunga, un po' noiosa forse perché ho dovuto fare tutto il labirinto, però intanto è una puntata che ci aiuterà molto perché questa segna la svolta. D'ora in poi farò puntate molto più veloci dove farò molti più progressi grazie alle magie che ho fatto. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.